In Europa ed in America l'inflazione fa sempre più paura. Cosa faranno le banche centrali? Alzeranno i tassi di interesse o rimarranno accomodanti? Cosa fare con le azioni? Sono a comprare o da vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Sì, allora partiamo dalla prima strategia che è un long su SP500, è un long sulla, sulla debolezza. Uh, livello che peraltro è stato già uh, testato oggi dal mercato quindi con la, la discesa odierna il mercato è andato a già a testare questi livelli vedremo se insomma quello che succederà a partire da, da domani se il mercato riuscirà a tenere quota 4550 punti che è appunto il livello di attivazione di questo buy limit questo perché perché sulla, sulla precedente correzione il mercato ha poi Proprio su questi livelli completato un pattern di tipo testa e spalle rovesciato, e da qui poi abbiamo visto la salita eh, di ieri, appunto, eh, che si è estesa fino a quota 4.580 punti nella giornata di oggi. Quindi contiamo, appunto, che quest'area possa fungere in questo momento da, da cuscinetto, e, e quindi sostanzialmente operiamo long sul, sul pullback eh, del livello di rottura di questo pattern grafico. Eh, lo stop in questo caso è posizionato eh, sotto la, la testa, quindi sotto la, il, il minimo fatto da questa figura eh, rialzista. Quindi qua da 4.500 punti, e il target invece è 4.650 punti. Filippo. Ho annotato i livelli, abbiamo annotato tutti i livelli per quanto riguarda la competizione. Una considerazione: il tuo target no, cioè, è oggettivamente ok, ben calibrato in termini di rischio e rendimento, ma poi se lo si fa vedere anche all'interno del grafico, in realtà non scioglie il nostro quesito che abbiamo posto anche gli amici a casa sulla chat, ossia se sia l'inizio di un nuovo rally o invece un pullback. A favore del pullback mi viene a dire, da un punto di vista operativo, la constatazione è che i recenti massimi, guarda caso, si sono fermati in prossimità di un'area di transito di un livello dinamico non banale, lo vediamo anche su un grafico con un orizzonte temporale ben più esteso, una trend linea rialzista che una volta capitolata, insomma, secondo me ha dato un, un segnale non banale. Sì, sì, assolutamente sì. Il target è figlio anche del fatto che oltre chiaramente, in diciamo, ecco, contestualizzato in termini di volatilità, ma qui chiaramente comunque siamo su un orizzonte multi-day, ma soprattutto perché quota 4.650, io vedo un'area dove il mercato secondo me farà fatica. A, a scambiare e, e andare ulteriormente al rialzo e quindi diciamo ecco mi aspetto come dire forse un'ultima fiammata appunto dei prezzi eh, però comunque quota 4650 eh, secondo me è un livello da, da monitorare come resistenza eh, e quindi ecco da qui l'idea appunto di posizionare il target su, su quei livelli chiaro che se poi eh, diciamo il mercato dovesse Andare invece a scambiare, ad annullare questo pattern grafico, che poi se lo guardiamo su, su grafico giornaliero, si traduce di fatto eh, in una candela di sostanziale indecisione, quindi di una candela d'oggi a range ristretto. e È chiaro che se il mercato dovesse andare eh, di fatto ad annullare questo, questa, questo pattern grafico, quindi andare a breccare quota 4500 punti, a quel punto potrebbe già da qui partire. Una correzione, anche perché in quel caso il mercato completerebbe invece una figura di distribuzione più ampia, ovvero un modello a doppio minimo eh, decresc a doppio massimo chiedo scusa, decrescente, e da qui sarebbe lecito attendersi ulteriori ribassi. E allora rispondendo a Gianluca, prospettive delle azioni growth eh, globali nel 2022? Ma eh, anche qui, mh, ripeto, dipende, dipende, bisogna, secondo me, diciamo, è difficile dare, dare una risposta, è difficile anche ipotizzare uno scenario perché molto dipenderà anche da, da quello che sarà eh, l'evoluzione appunto della, della guerra tra, tra Russia e Ucraina. So, solitamente in una, in una fase di mercato in cui si alzano i tassi di interesse le aziende gross vengono penalizzate perché sono aziende che hanno bisogno di cassa, bisogno di soldi per poter crescere e svilupparsi nel loro business. Ovviamente la politica accomodante delle banche centrali, abbiamo visto che Boost è stato per le aziende quotate al NASDAQ, forse quella selezione di cui parlava prima Filippo porta... A non tanto ragionare come comparto e come value o growth, ma secondo alcune specifiche. Ad esempio, non lo so, startup attive nella difesa probabilmente in questa fase riescono a ottenere molto più facilmente una repricing dal mercato rispetto a, non so, una startup che si occupa di consegna a domicilio, dove magari già abbiamo dei player anche di size globale che rendono l'arena competitiva più difficile. Ecco. Dipende forse ancor più che in passato dalla specifica storia dello specifico settore più che dalla distinzione value e gross, my two cents ovviamente. E allora abbiamo visto la prima strategia, abbiamo ancora altre domande da casa, in particolar modo Giuseppe ne pone una molto interessante sui temi ESG, andiamo a vedere dopo. Justin che chiede di Twitter e gas naturale, lo andiamo a vedere con... Paolo Dambra, quindi rimani collegato, Justin, e eh, avremo una risposta anche per te. Seconda strategia a questo punto, Filippo, in questo caso è una carta rossa o verde quella che mette sul mercato? Allora, anche qui è un'altra carta verde, è un long su sull'oro. E anche qui diciamo ecco considerazioni legate sia al, al contesto macroeconomico ma anche rispetto a quella che è la struttura grafica appunto del, del gold, eh, qui tra l'altro lo dicevo anche settimana scorsa in un altro appuntamento, di come il mercato abbia di fatto fatto questo falso breakout rompendo eh, quota 1.896 che era il precedente minimo di swing, dopodiché qui invece candela resistiva il 29 marzo scorso e da qui il mercato eh, di fatto ha recuperato parte del, del terreno perso e già in quell'occasione insomma avevo espresso le mie perplessità riguardo alla, alla validità di questo modello di distribuzione perché insomma ecco, poco, poco chiaro e diciamo ecco poco in linea anche con il contesto generale ritengo invece che ci sia spazio per assistere ad un ulteriore apprezzamento eh, sull'oro Uh, qui l'idea è quella di provare un acquisto uh, sulla forza, e quindi in questo caso un acquisto sul break al rialzo di quota 1955 punti precedente massimo di swing del 31 marzo scorso. Il target è fissato a quota 1990 punti un livello che, secondo me, ha uh, molte probabilità di essere ritestato per quanto riguarda il gold. Mentre invece eh, lo stop è uno stop posto a quota eh, 1.920 punti. Anche qui il livello che eh, ha tenuto il mercato a galla nelle ultime sessioni e che di contro appunto se venisse rotto al ribasso potrebbe invece eh, supportare una correzione più ampia. E eh allora una domanda Filippo perché vi è, è un forte dibattito su questo. Nelle ultime settimane con lo scoppio della guerra anche per quanto concerne le sanzioni, abbiamo visto un Bitcoin che si è decollerato dal mercato azionario, soprattutto quello tecnologico americano e un po' ha lavorato da bene rifugio, quale si è sempre detto sia è considerato l'oro 2.0 per certi versi. Se si va a vedere le performance degli ultimi anni, chi vuole mettere alfa in portafoglio ovviamente va a privilegiare Bitcoin. Poi dipende dal timing e dal punto di ingresso. Rispetto a un oro che è vero ha toccato i massimi storici poche settimane fa, ma non è che stia vivendo una fase particolarmente brillante, nonostante un ambiente generale assolutamente favorevole all'oro secondo te è da preferire l'oro bitcoin o una combo di queste due asset class per avere quella protezione dall'inflazione e anche quella protezione tipica di un bene rifugio? Ma... Bah, sicuramente diciamo, ecco, anche per, un po per diversificare si potrebbe scegliere diciamo, ecco, una, di, di allocare una parte, sicuramente eh, la parte più cospicua secondo me sul, sul gold, perché ora non me ne vogliano eh, diciamo, ecco, i sostenitori di Bitcoin, ma eh, io continuo non, non ad essere scettico perché ormai lo scetticismo è roba vecchia però è un mercato che comunque ancora non è pienamente regolamentato, un mercato che è soggetto a, a forti oscillazioni in termini di volatilità. È vero che sì, da una parte può rappresentare una protezione, ma tendenzialmente per me protezione significa anche stabilità dei prezzi, quindi sicuramente una, una diversificazione con una parte minoritaria del, del portafoglio si può fare secondo me su bitcoin eh, però secondo me il, il gold comunque sia è, è ancora è e resta ancora il principale bene rifugio e allora grazie e rispondendo invece a donato che ci chiedeva di risentire i livelli della strategia su sp500 in particolar modo min e max l'ingresso 4000 e 550 punti, stop. 50 punti, 4.500. Per quanto riguarda il target, 4.650, rapporto rischio-rendimento 1 a 3. E a proposito di 3, abbiamo già passato e annotato le prime due strategie. Giriamo pagina e andiamo a vedere a questo punto la terza operazione che ci proponi in questo tuo intervento settimanale ad House of Trading. Uh, sì, allora la terza operazione invece è, è uno short, è uno short sul rame. E se andiamo a vedere il, il grafico osserviamo che cosa, che comunque sia, anche qui eh, c'è stato uno storno importante a partire da quota 5 dollari più o meno eh, a inizio marzo scorso, dopodiché però abbiamo visto comunque sia... Le eh, quotazioni tornare a scambiare in, in risalita è stata eh, comunque una salita che si è svolta con una A con una volatilità alquanto ridotta e B il mercato è stato abbastanza stabile nel senso che eh, nel corso eh, delle ultime tre settimane ha scambiato all'interno di un canale rialzista ben delineato e eh, ad ogni formazione di eh, nuovo massimo il mercato di fatto ha reagito andando a correggere fino alla parte bassa eh, di questo canale. Eh, tra l'altro qui potremmo anche diciamo ecco ipotizzare un uh, modello di distribuzione basato sulle onde di Wolf, quindi tre massimi decrescenti eh, che di fatto sono un segnale appunto da prendere in ottica eh, ribassista in questo caso e da qui l'idea è proprio quella di seguire il comportamento che è tenuto dal mercato appunto nel corso delle precedenti occasioni e quindi di fatto uno short che si attiverebbe in caso di breakout dei minimi eh, odierni quindi eh, per quanto riguarda i livelli l'attivazione è appunto uno short in questo caso è uno, uno short in un ordine stop eh, a 4.7745 punto di attivazione stop loss 4.86 Massimi di oggi, target 4,669, eh, estremo inferiore di questo canale eh, ribassista. Filippo, quando si parla di rame, si parla di un metallo che storicamente sui mercati viene usato come termometro sullo stato di salute dell'economia. Quando l'economia è vista in espansione, si compra rame perché viene utilizzato in più settori e in più usi. Da ultimo, il rally che abbiamo avuto anche nei mesi scorsi, era legato alla green economy, si usa molto il rame all'interno di tutte vari, le varie componentistiche che eh, sono legate al mondo green. Però, ecco, il tuo short può essere letto anche come un modo per cavalcare un'eventuale contrazione d'economia globale? Abbiamo visto e stiamo sentendo anche in questi ultimi giorni come Banche centrali piuttosto che banche d'affari e via dicendo, stanno un po' andando a tagliare i loro outlook sulla crescita globale o delle singole nazioni. Ecco, può essere letta anche così questa operazione? No, non può essere. Deve essere letta in quest'ottica. Cerchiamo chiaramente, quando mettiamo in campo le, le strategie, anche di andare a cercare di coprirci da eventuali scossoni di mercato. E sotto questo punto di vista, questa strategia è una strategia prettamente difensiva perché, perché comunque, sia eh, i mercati in generale scontano ancora un clima di incertezza. È vero che eh, forse non ci sono ad oggi abbastanza elementi per supportare una correzione più marcata. Uh, però è altrettanto vero che alcuni indizi magari ce lo potrebbero far pensare. Abbiamo visto l'appiattimento uh, della curva dei rendimenti USA, uh, si parla appunto di una Federal Reserve, di una federal reserve in sostanziale ritardo uh, con, uh, con la stretta sui tassi, uh, e quindi lo, ma questo lo, il rallentamento della crescita su scala globale lo vediamo in primis uh, noi, cioè è un qualcosa che è già tangibile, Uh, sulla vita sulla vita di Guarda vita Filippo, te lo momento. dico te lo dico in modo concreto, nei giorni scorsi sono stato a Napoli per investi in Napoli, visto che ero con famiglia, eccetera, sono andato in macchina, ecco, per comodità. Da casa a Napoli due chiare sensazioni. Uno, il costo della benzina, al di là di quello che era il valore nelle autostazioni proprio la velocità di crociera delle macchine, quasi terze corsie, quarte corsie libere e tutti andare molto piano e poi, secondo punto ma di certo non per importanza, molto meno traffico, camion, macchine, persone, gente in movimento e voglio dire ho fatto la 1, ho fatto la spina dorsale dell'Italia. Eppure la sensazione è stata quella di un impasse generalizzato del paese. Sì, assolutamente sì. E, diciamo, ecco, quindi ripeto: sotto questo punto di vista, è chiaro che in caso di eh, rallentamento dell'economia globale, il rame, che come dicevi giustamente tu, è da sempre il termometro di quello che è lo stato di. Appunto, di salute eh, di un'economia potrebbe andare le quotazioni, potrebbero andare a risentirne. E da qui, appunto, l'idea di, di questo short. E allora, anche questa strategia l'abbiamo annotata. Il tempo scorre, e ti rimangono solo due operazioni da proporre. Andiamo a vedere la quarta strategia che ci proponi, qui, ad House of Trading. Sì, la quarta strategia proprio per rimanere in tema di, di stock picking è un long su Tesla, proprio perché eh, parlavamo poc'anzi appunto di eh, azioni e di titoli in grado di sovraperformare eh, appunto il, il benchmark eh, e in questo caso appunto eh, Tesla che è stata ieri protagonista dell'ennesimo strap ma in generale una resilienza. Pazzesca eh, per quanto riguarda Tesla, che di fatto è, è tornata praticamente a un passo dai precedenti massimi storici. Eh, L'idea qui è un long, un, un buy limit, ovvero eh, perché? perché comunque ieri è chiaro che il rally eh, di Tesla dopo qualche sessione di impasse era stato chiaramente alimentato, era stato più forse un rally di pancia. Eh, perché chiaramente alimentato lo dicevi tu in apertura dalla notizia dell'acquisizione del 9% di Twitter da parte di Elon Musk. Quindi, magari sotto questo punto di vista potrebbe ora esserci spazio per un pullback. Di Però, posso chiederti quello... una cosa per capire un attimo come ragiona il mercato? Se io sentissi che Elon Musk compra il 10% di Twitter e che lo fa dopo averlo criticato pochi giorni prima dicendo che vi è poco spazio, che gli dà fastidio, e il mercato che pensava che come Trump anche Elon Musk avrebbe lanciato un social network con i miliardi che gli escono dalle tasche come se fossero noccioline, ovviamente si è girato è andato a comprare sul mercato il primo social network, quello che stava criticando. Ecco, però io da investitore di Tesla direi, Ok, se Elon Musk, e sappiamo essere un genio, però 24 ore ci sono al giorno, le forze per concentrarsi sono comunque dei beni fatti e finiti, ecco, avrei forse avuto un po' di timore. Se Elon Musk si va a concentrare su Twitter, magari distoglie un po' l'attenzione da Tesla. Perché il mercato ha comprato Tesla? Ormai ha una struttura talmente organizzata e Elon Musk è più una figura mitologica di riferimento per il mercato piuttosto che una figura di riferimento dell'azienda? A questo ci sta anche dicendo il mercato? Ma secondo me sì, ma di fatto Elon Musk è diventato il nuovo Remila, cioè qualsiasi cosa tocca eh, la, fa la fa diventare oro, l'abbiamo visto anche in passato con, con il Bitcoin. No, poi su, su, sul suo rapporto con Twitter eh, ci sarebbe da fare un, un discorso a parte, ma non lo possiamo fare eh, per, in, per ragioni di tempo. Eh, di sicuro c'è che comunque sia, se guardiamo a quello che, quello che è in grado di fare Tesla, ripeto, un titolo che, di, che dimostra ancora una forza relativa eh, elevata e quindi se devo andare a eh, scegliermi un, un titolo... Sul quale andare long in questo, in questo contesto lo faccio su un titolo che mi dimostra comunque sia di, di essere in salute, che mi dimostra eh, comunque sia di, di essere sostenuto eh, da, parte de, da parte degli investitori, questo sicuramente. E allora dici i livelli di questa strategia che ci proponi? Sì, allora l'ingresso è 1.100, tra l'altro livello già ritestato nella sessione odierna, anche qui stesso discorso, vedremo a partire da domani se il mercato andrà ad attivare la nostra strategia. Lo stop loss è sul minimo di due giorni fa, quindi quota 1.075, eh, mentre invece il target è a quota 1.150 punti. Perfetto, a casa cosa ne pensate di questa strategia? Avete la chat, potete dircelo, potete utilizzare la chat anche per chiedere delle strategie particolari. Anzi, se avete un titolo in particolar modo, chiedetelo, il titolo che verrà maggiormente richiesto da voi sia sulla chat che però si chiude a fine diretta se nei commenti sotto al video, fatelo e la prossima settimana andremo a chiederla ai protagonisti di House of Trading. Filippo, a questo punto andiamo a vedere l'ultima operazione per questa. Per questo tuo full di strategie che ci hai proposto qui a House of Trading, sì, eh, l'ultima strategia invece eh, di contro è uno short sul, sul nostro Futsimib. Anche qui, eh, se il mercato scende, vado a, a prendermi, eh, diciamo, un, un listino che in questo momento mi dimostra di far, fare un pochino eh, più fatica, appunto, degli altri. Eh, è uno short che si attiverebbe, anche questo è uno short in stop, è uno short che si attiverebbe in caso appunto di breakout sui minimi del 31 marzo scorso, quindi quota 24.230 punti, eh, livello che di fatto nelle ultime tre sessioni ha già respinto per ben tre a fondi appunto e cercato appunto di mantenere. Il, il mercato sopra al di sopra di questo livello è chiaro che magari un ulteriore tentativo potrebbe eh, essere appunto quello eh, che eh, diciamo, ecco, portere, potrebbe portare alla rottura appunto di questo supporto. Quindi, in caso di debolezza, eh, andremo appunto a, ad operare in, in short, quindi, livello di ingresso quota 24.230 punti, eh, stop 24.450. E target 24.000 punti. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BMP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti. Che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a of Trading.